Un cagnolino legato alla rete di contenimento del pontile sbarcatoio per diverse ore ha fatto scattare l'allarme abbandono con l'arrivo delle associazioni animaliste che si sono occupate di rifocillare il cucciolo, la ditta che si occupa del canile e una pattuglia di vigili urbani che si è subito messa in moto per rintracciare i proprietari. A trovare il cucciolo, un incrocio tra un border collie e un beagle che ha passato la notte legato al pontile senza né cibo né acqua, due turisti napoletani che hanno immediatamente avvertito le volontarie di Vita Randagia. Siamo stati chiamati da dei turisti che, recandosi in spiaggia per passare una giornata piacevole, hanno trovato legato al pontile un cagnolino. Un cagnolino perfettamente nutrito, pulito, con collare guinzaglio anche di buona marca, quindi comprati appositamente, non delle cose che si trovano così in giro per tamponare. Tra l'altro la nostra associazione era stata informata di questo cagnolino qualche settimana fa, poiché la proprietaria cercava casa per motivi lavorativi a questo cagnolino. Solo che a quanto pare la casa non è stata trovata, quindi adesso procederemo con le forze dell'ordine, tramite le forze dell'ordine, a fare chiarezza su quanto accaduto. Il cane, in regola con tutti i vaccini, non era microchippato, si è quindi risalito all'identità della proprietaria solo grazie a un post sui social in cui la stessa aveva manifestato l'intenzione di regalare il cucciolo per motivi lavorativi. Secondo il racconto della donna, che è arrivata qualche ora dopo per ritirare il cane, il cucciolo sarebbe scappato la sera prima. Sarebbe stato poi ritrovato da un uomo che, secondo le testimonianze di alcuni passanti, lo avrebbe poi legato al pontile dove è stato ritrovato. L'assessore Licata, intanto, anche lui ieri sul posto, lancia l'ennesimo appello a non abbandonare. La cosa più importante è non abbandonare cani e non sfamare cani abbandonati, perché solo così possiamo noi sconfiggere questo fenomeno, che, ripeto, è un fenomeno culturale che va estirpato già alla radice. Noi dobbiamo assolutamente denunciare chi abbandona i cani. Oggi chi ha abbandonato questo cane sarà denunciato. Non faremo sconti a nessuno. Dobbiamo assolutamente microchippare tutti i cani padronali, perché chi abbandona un cane non fa altro che creare randagismo e creare un danno alla nostra comunità. Microchippare, e provvederemo anche a sterilizzare e a far sterilizzare il cane immediatamente. È un fatto che ci fa pensare come oggi dobbiamo avere assolutamente, da questo punto di vista, noi veramente la mano dura, e faremo tutti, intensificheremo tutti gli sforzi, che già lo stiamo facendo nella zona di Montelungo con l'ordinanza che già c'era da 2 anni di divieto di balneazione, ma dobbiamo noi estirpare il fenomeno dal punto di vista culturale, e da questo punto di vista intensificheremo tutti gli sforzi umani, e non solo del corpo dei vigili urbani, ma di tutti coloro i quali, grazie alle associazioni, devono aiutarci a fare in modo che non si abbandonino i cani. Il cucciolo nel frattempo è tornato a casa, restituito alla famiglia che lo aveva smarrito. La proprietaria comunque, anche se non responsabile diretta dell'abbandono, verrà multata per non aver microchippato l'animale.